Noi stiamo mettendo mano alla Carta Costituzionale, non stiamo facendo un emendamento a un decretino, e abbiamo scelto di partire dalla riforma più complicata, più difficile, sulla quale è normale avere discussioni. Noi non abbiamo mai chiuso al dialogo, sempre. Quando il senatore Vannino Chiti, che pure come sapete ha avuto posizioni, ha posizioni anche molto distanti dalle mie o io dalle sue su questo tema, ha aperto a una proposta di mediazione, noi ci siamo detti disponibili. Però credo che non serva adesso riaprire la pagina degli ultimi giorni. Noi siamo disponibili a dialogare con tutti, partendo però da un presupposto: l'Italia deve realizzare le riforme, perché se l'Italia realizza le riforme, fa una cosa giusta per il Paese, acquisisce credibilità nei confronti dei partner europei e internazionali, e soprattutto la politica che riforma se stessa, questo sta avvenendo al Senato, ha l'autorevolezza per chiedere a ciascuno dei soggetti sociali protagonisti in Italia di non chiudersi nella difesa dei corporativismi.